Faccio questa intro nel cesso. Sì, mi sono tagliato i capelli, ok? C'ho anche un po' di brufoli e la barbetta. Ma chi se ne fotte? Beccatevi questo video che è continuo dell'episodio 2 di quel gioco di merda. E ci vediamo alla fine del video. Ciao. Che cazzo di... Ma guarda che ingranaggi del demonio. Ma chi cazzo li ha inventati? Ma vai da uno psicologo. Ma fatti curare! Ma come faccio a fare questa... Ma scusatemi ragazzi, ma la loro madre batte in autostrada tutti i giorni? Non riesco a farla sta parte, raga. Che cazzo devo fare, cazzo? E vai su! Qua non va, invece è andato, incredibile. E adesso perché non ti attacchi a quella merda lì? Perché non ti attacchi a quella merda lì che vola? Perché tua madre è Oddio! 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 No! Porca di quella vacca schifosa Laida! Dai, ce l'avevo fatto! Non ho neanche capito come ho fatto, quello è il problema, porco il demonio schifoso Laido! Ce l'ho fatta, prenditi, tieniti, bastardo! Cosa devo fare qui? Cosa devo fare? Cos'è? Cos'è questa merda? Cos'è? Devo lanciare lì, ma siete scemi, ce l'ho fatta! Ragazzi, oh! Ah, qui! Oh! No, ma sono dei pa... No, vabbè. Dove vado? Cosa no? Non mi posso lanciare da un punto all'altro, Dio Cristo. No, ma raga, è terribile. Se cado qua, che cosa... No, ritorno tutto in... Ragazzi! Non mi fa... No! No, non ci credo. Piano, bravo! Madonna, sto pelato, bravissimo! Se cado un'altra volta io spengo sta merda, quindi non... Non lo fare, pelato! Ok, perfetto, piano! Assassin's Creed Pelato Hood! Proprio lui! Porca vacca, cosa devo fare qua? Non ci arrivo, che devo fare? Guarda, non ci arrivo, devo lanciarmi, come sempre faccio... Ok, ragazzi, incredibile. Sembra il punto dove spuntavano i corvi in Getting Over. Pazzesco, guarda che roba. Sono bravissimo. Cosa c'è che gondola lì? Che dondola, volevo dire. Cos'è sta roba? Non riesco a stare aggrappato. C'erano delle t-shirt appese, cosa devo fare? Oh, minchia, l'hanno fatta sembrare la cosa più difficile del pianeta. Ci arrivava pure, non mi dovevo manco lanciare. Cribbio. Che devo fare quello? Veramente? Come fa una t-shirt a tenere un pelato enorme? Come faccio? Com'è possibile fisicamente questa cosa? Cos'è questo schifo? Cosa sto giocando? Porca troia. Come ci ho creduto? Non lo so neanch'io. Aspetta. Madonna mia, ho avuto delle vibes tipo quando andavo ai calci in culo da bambino. La stessa cosa per raggiungere quella merda lì. Ok. Minchia. Cosa ho fatto? Che bucio di culo. Vabbè ragazzi, allora next step. Benissimo. Pi per il culo. Ma vaffa. Mio cugino è campione nel mondo di sta roba. Si chiama Stefano Ghisolfi. Googlate se non ci credete. Trovate il suo libro Uomini e pareti, Stefano Ghisolfi. Meno male che non sono uomini pelati e paleti, perché sennò non l'avrei preso. Però è roba seria. Andate a leggervi il libro di Stefano. Ma tornando a queste cazzate che stiamo facendo noi, perché io ovviamente secondo me due o tre volte il femore questo se l'è rotto almeno, cioè. Questa parte è uguale. Ragazzi, è veramente similissima a Getting Over It. Non so se ve lo ricordate. C'era lo scivolo rosso lì. Io, okay, se c'è una cosa che ho capito è che quelle verdi si staccano. Non credo che sia così nel climbing, vero Stefano? Non lo so, Però quelle verdi si staccano. Quindi non andiamo su quelle verdi e fanculo. Oddio! Tutto ok. Se non ci arrivo per un cazzo di niente. Vabbè. Cosa ho visto? Ci ho creduto! Ci credette! E lo fece! Keki Yuri, Yuri Keki! Cosa devo fare qua? Devo andare... Ah, ok. Devo fare Tarzan. Madonna!
Non ci arriva. Cosa devo fare? Devo dondolarmi di più. Se cadi ti ammazzo. Ti stacco la spina dorsale a morsi. Ma cosa devo fare? Ce l'ho fatta. Ok. Che parte strana. Oddio. Aspetta. Calmati. Piano. Aspetta. No, ragazzi, di qua se cado, eh. Quindi non cadere. Porco demonio, non cadere. Cosa devo fare qua? Questa è una ruota. Con che criterio? Ah, devo... No, vabbè, ma è impossibile fare questa cosa che mi sta chiedendo di fare. Cioè, devo andare lassù e darmi lo slancio. Credo. Cioè, devo fare questo. Cosa devo fare? Aspetta, forse con due... Marco demonio! Forse con due mani? Oddio! È pazzo! Non avevo intuito questo. Quindi con due mani, va bene? Va bene? È veramente poco fisica questa cosa che sto vedendo. Però vabbè, ho capito. Era con due mani, va bene. Eccolo! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Un fenomeno, ce l'ho fatta, la fece! Che, perché c'è un pallottoliere su una fottuta nave? Perché? Qual è il vostro problema? Qual è? Cribbio. Ma non c'è... Ok. Ragazzi, sono altissimo. Cosa devo fare qua? Devo andare a sinistra? Vado sempre più in alto, quindi dove tende? Sono le sneakers! Minchia! Fortissimo! Ti prego non cadere adesso! Oddio! No, se si stacca mi ammazzo. Aspetta, sì, che si dondola vuole fare lì, aspetta. Ti prego. No! Che palle! Madonna, che tensione! Dai, frate! Ma no, neanche i visualizzati mettono così tensione! Oh Cristo! Che succede? Cos'è? Ok, è God Simulator, va bene, ne so anche di questo. Cosa devo fare qua? No, c'è la morte. Ogni volta che c'è sto cartello devo stare attento, porco del demonio schifoso, perché ogni volta... sulla corda posso salire? No, non posso salire, porca puttana. Piano, ok. Quindi tende da una parte e tende dall'altra. Questo devo farlo finché non tende tutto da una parte? Cioè, cosa sono maciste? Cosa devo... Devo spingermi in giù, poi in su? Non ha senso. Cioè, non credo che sia questa la tecnica. Ma anche perché più su di così non va. Cioè, dovrebbe esserci un peso dall'altra parte, capito? Sono quasi tentato di lanciarmi a sinistra, perché magari è un bait sta roba, no? Cioè, della serie ti lanci e ci arrivi. Però non ne sono sicuro. Non ci voglio provare! Ci provo! Vabbè, ma allora. Nel male. Porca puttana. Mannaggia il cazzo. Mannaggia. Dai! Ce l'ho fatta, ce la fece! Non ci credo che ce l'ho fatta, non so come ho fatto, non fatemelo rifare, vi prego, aiuto! Non fatemelo rifare mai più! Cosa devo fare qua? Mi devo lanciare? No, raga, io mi lancio, vi ammazzo, ve lo giuro, vi faccio male. Guarda. Gesù! Perché poi d'altro sono degli stronzi, perché lo fanno apposta. Non ti fanno neanche vedere dove cadi. C'è proprio della serie, buttati. Dopo tutto il casino che hai fatto, o perdi tutto o accendi un cero in chiesa. Devo andare a accendere un cero in chiesa, non che io lo faccia spesso, ma stavolta lo farò. Stavolta lo faccio. Dove stiamo? Posso fare una domanda che dall'inizio del gioco in 3 episodi non mi sono mai fatto? Dove minchia stiamo andando, ragazzi? Posso chiedere? Si può fare questa domanda? È plausibile, sì? Qual è il tuo obiettivo di vita, schifoso, maledetto? Perché ti sei trovato in una situazione così incresciosa? Fammi capire. Se ne sono studiate tutte comunque, ragazzi. Per farmi. Mica lo state facendo voi. Porca puttana. Vi vorrei vedere a voi a fare sta roba, vi vorrei proprio vedere. Anzi, guarda, c'è un universo parallelo in cui tutti voi giocate a sti giochi di merda. Io vi guardo. Non so qual è questo universo, ma vabbè. Chiederò a Rick di che è morto. Questo cade. Lo sapevo. No. No. Sì. Yes. Come on. Ah, devo andare sopra quel coso di prima, sopra.
Ok. Aspetta che... Dai. Dai, porca troia. Mamma mia, come mi sono salvato, che culo. Ok. Ok. Come ho fatto? Non lo so, sono bravissimo, non è vero. Ok, oh, e dillo subito. Cazzo lo fa... Oh, ma cosa stavo facendo? Ma che fottuto fenomeno, stavo facendo una cosa incredibile. Vabbè, ho capito cosa devo fare. Allora, qua mi devo aggrappare sicuramente con la sinistra, perché poi uso la destra per questo, quindi ok. Proprio lui fa le cose giuste, fa le cose, le dice, le fa, tu giuste, tutte giuste. Devo... No! Ok! Ok, ok, ok. Non stavo commentando perché ero iper concentrato, ragazzi. Scusate, ma alle volte devo fare veramente sto step in più, perché sennò veramente non ce la faccio più. Non ce la faccio mai più. Fatemi stare un attimo. Fatemi concentrare un attimo, per favore. Ve lo chiedo per cortesia, che sennò voglio almeno arrivare a un checkpoint, ragazzi. Scusatemi un attimo. Mai questo, cos'è? Madonna, com'era poco stabile quella scala. L'ho vista male. Mi fai arrivare a un checkpoint schifoso? Bravo, bravo. Ci arriva. Bravissimo. Pelato di me. Quindi ragazzi, il video finisce qua, perché mi sono caduti i capelli, vedete, perché prima ne avevo molti di più. Comunque sia, ci vediamo nel prossimo episodio, dove provo a fare le cose. Non sto parlando ad alta voce perché c'è un eco della Madonna. E già è poco professionale fare video al telefono per uno youtuber da 6 milioni di iscritti. Vabbè, quello va. Iscrivetevi e ci vediamo. Ci vediamo.